Benvenuti a un nuovo video! Benvenuti, benvenuti! Ve lo ricordate il video in cui mi sono fatto fare le domande? Proprio il video Ask. Se non vi ricordate, ci avete ragione. Ah, ma il video Ask l'hai pubblicato 2 settimane fa e non c'hai ancora risposto. Calma, calma, calma. Regà, non vi fate prendere dall'ansia. Ma tanto, ora ditemi, ma una settimana in più, una settimana in meno, ma che gli fa? Innanzitutto devo dire che la maggior parte delle domande che ho ricevuto riguardavano o il mio futuro, o i miei studi, o la mia situazione sentimentale. Ci avete provato a farmi fuori, Ma la mala erba ha le radici forti. E quindi adesso rispondo a tutte le domande senza svenire o senza buttarmi alla finestra. E via con la prima domanda! La prima domanda è di Ricette Risate in pochi minuti, che scrive: Fabri, non farti le domande da solo, Io giuro che a sta cosa ci avevo pensato seriamente. Ask Fabri, quanti anni hai? Qual è il tuo piatto preferito? Ti vogliamo bene. Oh, che carine, anche io vi voglio bene. Allora, quanti anni ho? Io ho 26 anni. È il mio piatto preferito. Purtroppo, magari fossi una persona normale con un solo piatto preferito, la verità è che me mangerei di tutto, cioè. La seconda domanda è di Federico, che ci dice: bella idea, tra l'altro parlare davanti a una videocamera è difficilissimo, me ne sono accorto qualche settimana fa realizzando il mio video in cui mi racconto. Bravo Federico, inizi già bene. Comunque sia, Ask Fabri, da quanto hai detto, vabbè, sono pure dislessico. Da quanto mi hai detto abiti a Bologna, che fai lì? Studi o lavori? Studio e studio giurisprudenza. Betta scrive: ciao Fabri, mi fa piacere conoscerti meglio, utilissimo, che carina, anche a me fa piacere farmi conoscere. Domando: per lavoro cucini davvero? È solo un hobby o lavori davvero nel mondo culinario? Ti abbraccio, a presto. No, il mio è solo un hobby, perché studiando giurisprudenza ho capito che era meglio mi dedicassi ad altro. Le ricette di Mami scrive: ciao carissimo, ecco la mia domanda. Ti piacerebbe scrivere un libro di cucina? E se sì, quale ricetta sceglieresti? Allora, mi piacerebbe di sicuro, chi non piacerebbe? Ecco, farei un libro sicuramente la tradizione, cioè, perché non so se l'avete notato, ma io sono un amante delle ricette della tradizione, proprio perché amo quelle che sono le tradizioni di luoghi, di posti. Quindi sicuramente non farei mancare quelle ricette. Genoveffa Frau scrive: ciao simpaticone, il piatto preferito che consiglieresti ai tuoi amici? Buona serata Genè. Consiglierei gli arancini. Voglio bene ai miei amici, Lucy scrive: ciao Fabri, mi fai morire. Lo so che te lo dico spesso, ma viene troppo spontaneo ripeterlo. Oh, ma grazie, grazie mille. E ti faccio anche un paio di domande. Cosa studi all'università? Lucy, a questa domanda ho già risposto abbondantemente. Non ricordatemi le mie pene. Quanti anni hai? Sei fidanzato? Tranquillo, non ci sto provando. Ah, grazie Lucy, mi illudi? Un bacio grande tesoro, un bacio a te. Allora, io ho sempre 26 anni e sì, sono fidanzato. Simo Beauty Secrets scrive: che bello, mi piacerebbe conoscerti meglio. Oh, anche a me Simo, sei in gamba. Volevo sapere se sei riuscito ad unire passione e lavoro e se lavorativamente parlando ti senti soddisfatto. Ah, soddisfattissimo, non lavoro. No, per adesso studio, però spero in futuro di riuscire a unire lavoro e passione, chi lo sa. Virginia Albe scrivi: Fabri, bellissimo video, ho una domanda per te. Pensi in futuro di lavorare nel mondo della cucina? Virginia, chi lo sa, dove mi porta il cuore mi porterà. Madonna, sono un poeta. In cucina con Clara Dolce Salato scrive: bellissimo questo video, volevo sapere come ti è nata questa passione per la cucina. E ancora complimenti perché sei davvero troppo bravo. Grazie Clara, grazie mille. E niente, come mi è nata? Praticamente il primo anno di università cucinavo solo pasta al tonno, tipo facevo 200 grammi di pasta al tonno perché era l'unica cosa che sapevo fare. E quindi ero tipo lievitato 10.000 kg. Allora ho detto, forse è meglio che impari a cucinare. Lilluzzo82 scrive: ciao Fabri, farei mai la ricetta del panino alla disgraziata, quella del defunto Domenico? Ragazzi, voi non conoscete questo panino alla disgraziata e mi dispiace perché è buonissimo. È una ricetta che fanno sui Colli di Messina, cioè c'è questa locandina dove appunto fanno questo panino particolarissimo ed è stra buono. Mi piacerebbe fare la video ricetta, il problema è che la ricetta non ce l'ho. Però Lillo, se tu vuoi passarmi la ricetta, io mi metto a disposizione per fare la video ricetta perché è buonissima. Anzi, grazie di avermi chiesto, di aver ricordato Domenico, che è stato un bellissimo personaggio della mia città. Poi, solo ora mi sono reso conto di non aver pubblicato la domanda. Questo lo dice Jules Tiffany, che è dolcissima. Di che parte della Sicilia sei? Come mai a Bologna? Farei un incontro in futuro? Allora, sono di Messina, quindi è il nord-est della Sicilia.
Come mai Bologna? Bologna perché mi ero iscritto il primo anno a Scienze Internazionali e Diplomatiche a Forlì. Ho fatto tipo 4 giorni e poi ho capito che non era per me perché ero tutti super motivati io. E quindi ho capito che era giurisprudenza, cioè forse ero ubriaco, non lo so, spero fossi ubriaco perché se l'ho scelto coscientemente la cosa è ancora più grave. Comunque ho deciso di trasferirmi a giurisprudenza, la più vicina era Bologna e per questo sono finito a Bologna. Farei un incontro in futuro, ma tipo chi io? C'è gente che mi vuole incontrare? Se c'è gente che mi vuole conoscere, volentieri organizziamo un incontro. Che fa? Che fa? Organizziamo! Cristina Bianchi scrive: ciao Fabri, cosa cucinerai a Natale? Hai pronto un menù? Ancora non ho pronto niente, ma sicuro farò dei piatti super goduriosi. Sicuramente non mancheranno le lasagne, la bolognese di cui ho fatto anche il video perché le amo. Poi si vedrà ancora. Danielita scrive: che cosa ti manca più della Sicilia? Allora, di sicuro mi mancano di più gli affetti e poi mi manca il mare. Il mare per me è qualcosa. Ma portatelo il mare a Bologna, ma che cazzo. Bibi Rose Life scrive: ciao Fabri, hai un film preferito che riguarda il mondo culinario? Se sì, quale? Oh sì, Bibi, io ho un film che mi piace tantissimo, lo rivedo spessissimo e tra l'altro nemmeno a farlo apposta riguarda proprio il mondo del food blogging. È Giulia e Giulia, cioè, ma vabbè, io intanto amo Meryl Streep perché mi piace tantissimo quel film. Robin Cucina scrive: caro Fabri, hai avuto una bellissima idea ed ecco la mia domanda. Da dove prendi ispirazione per le tue ricette? Ti capita di registrare delle video ricette preparate al momento o le provi sempre prima? Allora, praticamente non ho mai tantissimo tempo, in realtà. Lo studio mi prende davvero tanto tempo e quindi non le provo mai, purtroppo, prima. Però per adesso sto pubblicando le video ricette che ho già fatto, delle ricette che conosco, quindi sto sul sicuro e so che non faccio prendere cantonate. Deficiano scrive: ovviamente non potevo mancare io. Oh, dunque, cosa ne pensi quando la gente dice che sei simpatico? Oh, ma chi io? Oh, grazie che mi hai detto che sono simpatico. Sei consapevole del fatto di regalare un sorriso a chi ti guarda? È il complimento più bello che mi avessero mai fatto, quindi grazie. Ma soprattutto, quando il tuo canale arriverà ad una fama maggiore, cosa farai? Ma se ci arriverò, se mai ci arriverò, rimarrò lo stesso che sono adesso. Forse farò più video. 55Wilson55 scrive: ask Fabri, la mia domanda, Mauro, la cucina come arma di seduzione, hai mai conquistato qualcuno con un piatto cucinato da te? Se sì, raccontacelo. Furbetto Mauro che fai queste domande. Sì, effettivamente è successo che ho usato la cucina come arma di seduzione e ho cucinato dei piatti un po' speciali. Il più speciale di tutti è stato il flan di zucchine. Quindi vi consiglio di fare per le vostre occasioni speciali il flan di zucchine, perché devo dire che funziona. Domanda di Antonio: il tuo pregio e difetto in cucina? Che sono molto preciso, amo la precisione. Il mio difetto è che sono disordinato. Ok, non so come le due cose vadano d'accordo, però comunque coesistono, quindi devo dirlo. Ask Fabri: hai amici a cena? Preferisci usare una ricetta collaudata, se sì quale, o preferisci stupire tutti con qualcosa di nuovo? Lilla, bella domanda. Ti saluto e ti mando tanti bacioni. Allora, io dipende. A volte preferisco fare piatti collaudati, quindi che già so come vengono. Altre volte preferisco sperimentare. Diciamo che non ho una regola fissa. Bomber Rick scrive: grande come sempre, Ask Fabri, a me piacciono molto gli hamburger. A te? Se sì, dammi la ricetta per un hamburger originale. Grazie Bomber. Anche a me piacciono molto gli hamburger. Ma tu intendi la carne o il panino? Vabbè, a me piacciono tutte e due comunque. Prendi un panino, metti delle salse, perché gli americani mettono tantissime salse, quindi maionese, ketchup, salsa barbecue, quella che preferisci. Poi metti del bacon, quindi pancetta. Fai rosolare un po', la metti, poi ci metti l'hamburger, insalata, pomodoro, un po' di formaggio. Se hai il cheddar è proprio quello originale, perché è proprio quello americano. Chiudi e poi buon appetito, insomma. Black Huskin scrive: bella Fabri, so che non è facile ciò che ti sto per chiedere. Non è che faresti una serie che contempla un piatto tipico per regione italiana? Ciao. Ma questo era un video ask, mica un video richiesta, eh. No, comunque, a parte gli scherzi, sì, è una bellissima idea. Assolutamente mi piace tantissimo e si potrebbe assolutamente fare. Quindi grazie Black per questa idea. Tiziana Caruso scrive: cucina etnica preferita? Indiano. Io amo l'indiano, cioè amo lo speziato e amo tutti i piatti speziati. Pippo Twist scrive: ask Fabri, qual è la prima ricetta che hai imparato a fare? Sei un grande. Grazie Pippo, anche tu sei un grande. È stata la pasta al tonno ed ho tantissimi ricordi e tantissime giornate legate alla pasta al tonno. True Color scrive: ask Fabri, un tuo disastro e un tuo successo in cucina, mai stato innamorato? Allora sì, sono stato innamorato. Il mio disastro in cucina: alle medie mi dilettavo a fare un sacco di torte e non ce ne fosse stata una che mi fosse riuscita, quindi il mio successo in cucina, forse una volta ho fatto i tortellini già a Messina e sono rimasti tutti soddisfatti, quindi boh, forse è quello. La mia amica Elena Di Iorio scrive: la mia domanda è semplice, chi pulisce dopo? Ah, è uno dei motivi per cui cucino poco. Elena, come ti capisco, ma come ti capisco. Pulisco io, anche perché il mio coinquilino ogni volta si lamenta di tutto l'ambaradan che faccio con le luci eccetera, ed è uno dei motivi per cui un giorno per la video ricetta cucino, gli altri 6 giorni mangio pasta in bianco.
Luca non esiste, scrive. Adesso mi toglie una curiosità, ma che cappero guardi di lato? Ah, c'hai gli occhi che fuggono verso qualcosa ed io sono troppo curioso nei tuoi video. Sono secoli che c'ho sto dubbio e mi son detto, al prossimo video lo chiedo. Vabbè, so che mi comprenderai, un enorme abbraccio. Sei sempre sorprendente. Allora, intanto grazie per tutti i complimenti. Allora, cosa guardo di lato? Dovete sapere che praticamente accanto all'obiettivo c'è uno schermino in cui si vede la ripresa, quindi io ogni tanto mi confondo, cioè non so dove guardare, ma sono serio quando dico che non so dove guardare dopo 40 video, perché ogni tanto tipo lo sguardo fugge verso questo schermino per vedere se sono messo a fuoco oppure se si vede bene, insomma tutte queste pare, e quindi mentre parlo io penso a queste pare. Ma adesso mi sto sforzando e sto cercando di guardare fisso l'obiettivo, quindi spero che lo apprezzerete. Se siete arrivati fino a questo punto del video, complimenti! Ma allora vuol dire che non dico tante cazzate, quindi ho soddisfatto la vostra curiosità? Colgo l'occasione per augurare a tutti voi delle felicissime feste di Natale e tanti tanti auguri! E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Al solito, se vi è piaciuto mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale per essere aggiornati con nuove video ricette e nuovi video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!